Chi è Samuele Briganti? Sono io, classe 1983. E sono un tatuatore. Non mi piace definirmi un artista. Ho una concezione dell'arte completamente diversa. Anzi, faccio tatuaggi da molti anni. Ma la storia vera principalmente nasce per oppormi ad un background artistico che io inseguivo e ho capito che non possiedevo e mi sono messo a fare tatuaggi proprio per aver preso coscienza di non possedere nessun genio artistico. E la cosa anche un po' paradossale che mi fa sorridere è che mi sono messo a fare tatuaggi dicendomi: ma io più che l'artista vorrei essere un tatuatore, visto che ho avuto la passione sempre per queste cose, per i tatuaggi, però la vedevo come una cosa che nessuno poteva giudicare quello che facevo, nel senso tu venivi, mi facevi una richiesta e io te la tatuavo. Mentre se avessi fatto un percorso artistico come mi sarebbe piaciuto fare, lì dovevo possedere un'inventiva, un genio, no? Quei sogni stiamo parlando comunque di un bambino di 14 anni, un ragazzo. Quindi una carriera artistica, facendo una carriera artistica, avrei dovuto dimostrare di possedere un genio che non avevo. Invece i tatuaggi la vedevo come una cosa semplice. Voglio un tatuaggio uguale questo, ok, te lo faccio. E quindi mi faceva sentire molto tranquillo questa cosa qua. Invece negli anni mi sono accorto che appassionandomi, poco alla volta ho cercato di metterci del mio, appassionatomi allo stile tradizionale. Ho iniziato ad aggiungere delle cose mie che personalizzavano lo stile contro la mia volontà, perché come vi ho detto l'idea era quella di tu mi chiedi una cosa e io te la faccio. E paradossalmente ho completamente ribaltato uno stile ben radicato, ne sono consapevole, è una cosa molto rischiosa. Probabilmente giudicabile da molti, però così è stato. Quindi, non volendo creare nulla di nuovo, mi sono trovato ad aver messo mano e aver personalizzato uno stile molto radicato. Classe 1983, quindi molto giovane. Esatto. Ma te, il tuo tattoo studio, siete famosi in tutto il mondo e molte persone sono disposte a prendere un aereo per venire a tatuarsi da te. Ma che idea ti sei fatto al riguardo? Qual è stato in pratica il percorso che ti ha portato ad avere questo tipo di riconoscimento? Sì, lo studio beh, ad oggi sono 20 anni che esiste. Questa è una bella domanda perché non ho idea di quale tipo di riconoscimento ha portato le persone e i collezionisti a venire qua da tutto il mondo. So soltanto che è una cosa a cui non ci fai mai troppo l'abitudine. Cioè, non è mai una cosa, o almeno io non è mai una cosa che riesco a dare per scontato, perché se ci penso ancora oggi è un po' pazzesco che qualcuno prenda delle ferie o un aereo, un volo, semplicemente per avere un pezzo mio. E quindi onestamente non so quale sia il percorso, ma lo dico sinceramente, perché sono sempre stato talmente tanto concentrato a fare quello che sapevo fare meglio, da non preoccuparmi troppo a quali fossero le motivazioni che spingevano le persone a venire qua da me. Non so se mi capisci. Esempio, è come se non avessi mai voluto con esattezza mettere a fuoco le motivazioni, per paura che rendendomene conto avessi potuto mollare la guardia.
Esempio, metto un po' troppo a fuoco chi sono e mi rilasso. Cioè, mi soffermo a pensare. Domani viene un ragazzo dagli Stati Uniti. Wow, festeggio, mi rilasso. Cioè, a volte ti viene da pensare, io sono io. E qualunque cosa faccio, la farò bene. In realtà non sono mai arrivato a quel punto lì. Quindi non mi sono mai soffermato a pensare cos'è che porta queste persone qua. Mi sono semplicemente detto, gli piaceranno i miei tatuaggi e basta. Spero solo di fargli un buon lavoro, che secondo lui sia valsa la pena farlo venire qua. E tutto sommato credo anche un po' di essere stato un po' sopravvalutato, quello sì, quando vedo persone che volano, aerei, treni, sì, il mio carattere mi porta sempre a pensare che, ecco, più che dire, ok, sono un figo, questo vola per farsi un pezzo da me, quando se ne va, pur essendo lui contento, tra me e me dico, ma secondo me mi ha un po' sopravvalutato. Questo sì, però in realtà questa cosa continua da anni, quindi ci sarà sicuramente una motivazione profonda che spinge queste persone a venire. Io credo e spero che queste persone sappiano leggere al di là della grafica di quello che si portano via, che stando una giornata nel mio studio, io penso che loro possano assorbire quanta passione ci metto dentro. Secondo me, penso che alcuni clienti riescono a percepire questa cosa. Proprio il modo con cui passi una giornata insieme a loro. Allora, credo non ci sia nulla di male da parte delle aziende, delle ditte produttrici di materiali per tatuaggi o anche per altre cose, nel cercare professionisti in vista che sono molto bravi in quello che fanno. Perché? Perché un'azienda, cioè penso che per un'azienda sia non ci sia nulla di male cercare qualcuno per mettersi in luce. Certo, se poi è fatto con un criterio del tipo fai tatuaggi, ok, i tuoi lavori sono molto belli, vorrei fare una collaborazione con te. Che materiale usi? Io uso questo materiale qua per adesso. Ok, ti offro questo, vuoi farlo? Spesso succede questo. Questo non lo trovo molto naturale, nel senso che denaturi l'artista e quello che utilizza. Quindi diventerebbe soltanto un discorso economico. Io inizio ad usare i tuoi prodotti perché tu mi paghi. La vera collaborazione naturale è quando tu già quei prodotti li utilizzi, la ditta lo nota per vie traverse e allora ti propone la collaborazione. Se no finisce per essere cosa? Un rapporto di tipo economico che davanti ad una telecamera utilizzo quel prodotto e poi per fatti miei ne utilizzo un altro. E questo non è. Però non penso ci sia nulla di male da parte di una ditta farsi un po' di pubblicità con gente brava. Come ti facevo prima l'esempio di alcune pubblicità famosissime in TV che chiamano attori di Hollywood e si prestano a fare quelle cose. Magari piuttosto è l'attore che deve riflettere, ma dopo una carriera trentennale di film pazzeschi, mi metto a fare la pubblicità del caffè? So cose sue. È diverso invece dal lato, essendo io dal lato, ma diciamo artista, però non è che mi piace tanto, dalla parte artigiana di questo lavoro, secondo me è diverso. Nel senso, almeno io cerco di starci più attento, non mi è mai piaciuto la mercificazione di quello che faccio. E quindi credo che le collaborazioni con le ditte produttrici di macchinette o di attrezzature per tatuaggi debbano nascere in questo modo. Cioè tu mi noti, io
io utilizzo la tua roba o non utilizzo, comunque tu mi noti, me lo proponi e io decido. Questa è la cosa più naturale, che non trovo ci sia nulla di male in questa dinamica se due persone collaborano, perché potrebbero trarne dei vantaggi entrambe, senza perdere la dignità. Ma nel momento in cui un giovane tatuatore, o anche non giovane, ma che cerca lui lo sponsor per diversi fini, magari una soddisfazione personale, un riscontro economico, una scalata professionale anche. Quello non è plausibile, secondo me, perché funziona completamente al contrario, almeno nel mio punto di vista. Cioè, tu non devi puntare agli sponsor per arrivare a fare qualcosa di buono nel tuo lavoro. Cioè, la collaborazione con chi produce qualcosa che tu utilizzi mentre lavori viene nel momento in cui tu stai ad un livello abbastanza avanzato da essere notato e ti viene proposto. Cioè, quindi tu trai dei benefici dai sacrifici che hai fatto durante gli anni. Non cerchi di agevolare quelli che poi saranno i tuoi sacrifici tramite chi è più conosciuto di te. Tra Samuele e Sanski c'è una collaborazione che va avanti da molti anni e nel 2018 finalmente sono stati lanciati due modelli di macchinette seguiti poi da un terzo, da una rotativa. Sono state sviluppate con la tua collaborazione, ai quali quindi è stato dato il tuo nome. Puoi parlarcene velocemente? Sì, ma allora la collaborazione con Saskin innanzitutto è nata nel modo più naturale possibile e immaginabile, credo. Non c'è stato nessun accordo, nessun incontro preliminare, giusto? Non c'è stato nulla di tutto ciò. È stata più che altro una visione amichevole della cosa, del tipo, questo è come l'ho percepita io. Io mi impegno tantissimo da tanti anni a fare quello che so fare meglio. Tu, azienda, in questo caso Sunskin, fai la stessa cosa nel tuo e siamo anche amici, tutte e due italiani. Cioè, perché non facciamo una collaborazione? Ti dico onestamente, non pensando ad un lato economico. Cioè, è stato proprio io, usando le macchinette Sunskin da moltissimi anni prima che avvenisse questa collaborazione. Quindi per me è stato molto facile, perché è stato innanzitutto anche un traguardo professionale per me poterlo fare, perché erano macchine che usavo prima. Ecco, la naturalezza della collaborazione si vede anche da questo lato, secondo me. Io non ho iniziato ad usare le macchinette di Alessandro per lo sponsor, cioè è Alessandro che vede usarmi le macchinette per conto mio, e quindi non c'è stato un fake, un programma finto. Cioè, usi le mie macchine, facciamone una insieme. Magari te la cucio addosso su misura. Questo è stato un bel progetto da fare, quindi senza nessuno sforzo. E poi mi è sempre molto piaciuto anche un lato poetico, che magari probabilmente tanti non vedono, che però è un made in Italy a 360 gradi. E a quanto mi risulta, anche momentaneamente, dalle persone che mi scrivono in mail, che hanno comprato la macchinetta, quelle cose lì mi fanno molto piacere, perché mi mandano delle mail con dei selfie con delle macchinette, super orgogliosi che l'hanno presa, dicendomi che si trovano benissimo. E questo non è un lato trascurabile, secondo me, perché è come se quando Valentino Rossi è andato nella Ducati,
Era il sogno di tutti noi che potesse vincere un mondiale perché era, no, il top. Secondo me nel nostro piccolo è una metafora che nel nostro piccolo invece può funzionare perché ho usato per tanti anni anche macchine americane come hanno fatto tutti e invece ho trovato le mie macchine preferite, cucite su misura per fare quel tipo di linee, quel tipo di sfumature e di colori, da una persona talmente appassionata a queste cose quanto me che funzionano perfettamente. Quindi i tatuaggi che poi vedete di me sono state fatte con questa cosa. Quindi due prodotti made in Italy. Questa è una cosa che ho sempre apprezzato di questa collaborazione e che tanti altri ragazzi da tutto il mondo possano usare delle macchinette made in Italy di qualità. Quindi tatui da 25 anni. Quasi. Hai iniziato Betello Sì, esatto, mio paese di nascita. e da 4 anni sei venuto qui a Firenze. Ora siamo a Firenze Esatto. nel tuo studio. Esatto. E perché questa scelta? Allora, la scelta di venire a Firenze non è stata innanzitutto la scelta di Firenze, è stata una voglia e un'idea di cambiare la città da dove ero partito. Firenze non è stata l'unica meta in cui io sarei voluto andare. Poi diciamo che l'ho scelta perché mi sarebbe piaciuto rimanere all'interno della mia regione di origine. Anche se non ho un accento particolarmente toscano, perché nel Monte Argentario dove sto io c'è forse un accento più simile al romano che alla toscana. E quindi ho scelto il capoluogo, Firenze, una città secondo me bellissima, dove si vive benissimo e più che altro da appassionato di storia dell'arte, molto stimolante, molto bello. E la motivazione per cui mi sono spostato è stata quella del perché quando ho iniziato ad avere sempre più clienti che venivano da fuori, prima da fuori regione, poi da tutta Italia, poi da fuori Italia, mi sono reso conto che il paese mio di origine dove stavo, seppur essendo un bellissimo paese di mare e per quanto si vivesse bene con una qualità della vita alta, avesse i propri limiti lavorativamente, nel senso che i clienti per venire dovevano essere veramente tanto motivati. Non c'è un aeroporto vicino, non c'è una stazione dei treni di alta velocità collegata bene. Quindi il fatto di essermi spostato è stato un insieme di due cose. Uno, venire incontro ai clienti e mettermi in una città d'arte ben collegata e conosciuta, dove oltre al tatuaggio magari uno si regala un piccolo soggiorno di 2 giorni prima di rivolare da dove è venuto. E l'altro è perché ho girato talmente tanto il mondo nelle convention, nei guest, che mi è successa questa cosa qua. All'inizio viaggiavo moltissimo e mentre ero in viaggio mi godevo il viaggio e ero felicissimo di tornare a casa perché vivevo in una realtà piccolissima sul mare, qualità di vita molto alta e frequentavo Londra, New York, Los Angeles, San Francisco, Madrid, Parigi, città caotiche che venendo da un piccolo posto ti fanno desiderare di tornare poi dove stavi prima. Fino a succedermi una cosa un po' particolare, nel senso che più viaggiavo e più mi abituavo alla città. Nel senso che da quando ero in viaggio, aver desiderio di tornare a casa, mi è successo dallo stare in viaggio a non voler più tornare a casa. E quindi quando ho iniziato ad avvertire la sensazione di oddio, però adesso devo tornare lì, che per pur quanto sia un bel posto, però era piccolo e mi ero abituato ai ritmi di una città o anche alle cose che una città e gli stimoli che un artista può dare, ho detto ok, unisco le due cose, cambio aria,
vado in un posto dove spero sia più stimolante e allo stesso tempo i clienti possano raggiungermi più facilmente. Questa è stata principalmente la motivazione. Non dico che sarà la mia meta per tutta la vita, perché non lo so, mi piace cambiare sempre. Per adesso mi trovo molto bene. Ho fatto anche una bella squadra di studio, ci sono dei ragazzi con me molto appassionati. È una piccola famiglia in uno studio intimo di due postazioni. Io mi ricordo il giorno del primo tatuaggio, perché con precisione è stato il giorno della Befana, il 6 gennaio del 96, e mi ricordo quella data lì con precisione perché era proprio la Befana, quindi il pranzo a casa, e io sono riuscito a fare questa cosa. Ovviamente era qualche mese prima, quindi gli ultimi mesi o l'estate forse del 95, in cui io già stavo provando a fare dei puntini, delle lettere, però non riuscivo a farli rimanere. Quanti anni avevi? 13. Ok, non ce lo siamo mai detto, ma io a 14 anni mi sono fatto il primo tatuaggio da solo, le mie iniziali. Davvero? Sì, davvero. Fantastico. In che punto del braccio? Sulla caviglia. Ah, e io sì. Qua? Io sulla caviglia, per provare, con gli aghi. Quindi quasi alla stessa età, sì. Con la stessa dinamica e la stessa tecnica, certo. E lo stesso soggetto. Certo. E questa cosa è venuta fuori dopo... Una vita. Anni. Sì. Bene, ma forse perché non ce l'eravamo mai raccontata questa cosa, no. Però è così, è andata così. Fantastico.